tanti ritornelli. Buona domenica a tutti da Luciano Nelli e da Paola Belloni. Paola Belloni e lei si vede anche a occhio nudo, come del resto si vede a occhio nudo, purtroppo che Luciano Nelli sono io. Ma come purtroppo? Scusa, Luciano, no, il nostro pubblico ci ama per come siamo. Per come siamo. E cosa, che dovevo dire? Che ci vorrebbe diversi? No, che non ci si sono può. Tantissimi, tra l'altro alcuni nostri diciamo editori. Io voglio davvero ringraziare tutte le edizioni e tutte le orchestre che partecipano alla nostra trasmissione. Ma che cassa stellare abbiamo? Ecco, dillo. Comunque ci sono alcuni editori che ci hanno fatto veramente dei grandi complimenti, proprio per come nel modo così... scanzonato, ma non sanno che stiamo leggendo un gobbo. No, noi non leggiamo niente. È un modo così che è proprio come conduciamo questa ritornelli. Noi andiamo a braccio, Luciano. Andiamo a braccio. A braccetto. Invece presentiamo una canzone di Marco e Alice, un'orchestra storica. Ma mi devi farci allora, pare che lei voglia uscire con uno. Ma tu lo sai, hai saputo. La storia è questa, che lei vuole uscire con uno, ma lui gli dice di no. E lei gli dice non dire no. Prova a dire di sì, insomma qualcosa del genere. Quindi non dire no è il titolo adesso vero. Adesso ascoltiamola bene questa canzone, così capiremo bene di che si tratta. Marco e Alice, prodotte dalle edizioni Bagutti. Per voi. Vorrei telefonarti, invitarti al cinema con me, ma rispondi sempre, ora non mi va. Vorrei farti ballare, divertire soli io e te, ma ogni volta un imprevisto arriverà. Non so che fare, cosa inventare per farti dire almeno una volta sì. Arriva Roby Corrente, bella voce, ci piace, sì. Roby Corrente, e sono felicissimo di presentarlo. Tra l'altro è prodotto dalle edizioni Zaccaria e ci fa ascoltare Enamorado. E vai. Enamorado, encadenado, yo cuanto te quiero, mucho te amo. Enamorado, encadenado, sei la mia bruciata.
bruciante fantasia. Bravi Valeri, così. Siento mi, te quiero así, tu sei la donna che risveglia la mia mente. Te siento mi, te amo así, sei come il sole che riscalda la mia pelle. Bella come nulla più, mi tormenti, mi sorprendi. Come se fare tu, enamorado, encatenado, yo cuanto te quiero, mucho te amo, enamorado, encatenado, sei la mia bruciante fantasia. Sei la mia bruciante fantasia. La canzoncina del Fagioni fa venire la fame anche a... ai non mangioni. Mi tocca trovare delle rime, ma proprio, amici, io che fui poetessa così tragica. Vabbè, fatta deve, così, no, cioè, sembri, che, sembri Olivia la, di Avila, no, da Via la, col la vento. Duse domani, volevo fare. Ah, la Duse, ma la Duse era muta. È muta, con D'Annunzio parlavano. Comunque, il Fagioni la canzoncina fa, è bella nel anche. Cinema, era un film muto. E la fa anche bella, mi ha detto oggi. Chissà come verrebbe la canzoncina dei Fagioni muta, cioè nel senso senza... eh? Enrico. Così. Grande Enrico Fagioni. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Anni 50 c'era il grande Van Wood, chitarrista elettrico che venne in Italia, faceva anche l'oroscopo, ma bravissimo come chitarrista e esecutore, e cantava. Butta la chiave, butta la chiave, cara vicina lasciami entrare, butta la chiave del portone, mamma che freddo, freddo da cani. Fammi salire, non si può stare tutta la notte sul portone, po, po, po. Se il tuo perdono questa sera avrò, mai più ritarderò. Butta la chiave, butta la chiave, lasciami entrare, fammi salire, voglio scaldarmi sul tuo cuore. Lasciami entrare, fammi salire, voglio scaldarmi accanto a te. Furbo Van Wood, volevo andare su, non so io, vai. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Speciale Berlino alla grande, adesso vediamo che cosa ha preparato la nostra regia per oggi, questa grande manifestazione che ormai come direzione artistica e con la grande orchestra, tra l'altro quest'anno avevamo un'orchestra di 23 elementi, quindi è una cosa grandiosa. Belli di ciò devo ringraziare anche l'amico, il maestro
Gabriele Centorbi per la direzione e per gli arrangiamenti. È stato veramente straordinario. Ovviamente tutti i ragazzi poi della mia orchestra. Eravamo tanti, eravamo carini, bravi, sono stati molto carini, ci siamo divertiti. Bello, è stato bellissimo anche in un momento di disco dance, quando è arrivato anche sul palco il maestro Alberto Veronesi. Ne avevamo due di maestri, cioè, uno alle spalle e maestro Veronesi che mi ricordo ancora su Da Da Da, conoscete il pezzo sinfonico Da Da Da, la, 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 e il maestro che è fingeva di dirigere. Cioè, è stato molto molto bello, perché tra l'altro c'è appunto Veronesi, che è direttore Alberto Pucciniano, Veronesi, che è direttore insomma. Pucciniano, oltre che essere figlio del grande Umberto l'oncologo. Ma è una persona veramente simpaticissima, che ormai incontriamo da diversi anni proprio a Berlino. Ovviamente ogni tanto d'estate lo andiamo a trovare anche a Torre del Lago. Via, speciale Berlino, vediamo cosa ha preparato la regia oggi. Premio Bacco 2019, Notte delle Stelle, è arrivato il maestro che posso definire ormai prima amico e poi maestro, Alberto Veronesi. Da quanti anni ormai, Alberto, ci incontriamo a Berlino? Sono diversi anni, credo il quarto questo. Esatto, sì. Ormai sei uno dei nostri più cari amici, un uomo dal grande talento e dalla grande umiltà, cosa veramente rara nel tuo mondo e nel nostro mondo dello spettacolo, concordi? No, l'umiltà di fronte a Giacomo Puccini è d'obbligo. L'inchino ci vuole davanti al grande Giacomo. Ma secondo me questa grande dote, come tanti principi sani e saldi che tu hai, te li ha inculcati anche tuo papà. Perché il grande Umberto Veronesi, lui è appunto il figlio di Umberto Veronesi, l'eccellenza medica, l'oncologo che tutto il mondo ci invidia e ci ha invidiato, secondo me insomma ti sono stati radicati bene da papà. Ma che tipo di papà è stato? Papà Umberto è stato una persona, un grande padre sicuramente, che aveva questa cura. Lui continuava a dire: quello che ci rimane solo è il nostro patrimonio genetico, il nostro patrimonio genetico sono i nostri figli, e lui quindi aveva questa considerazione, proprio principio questo, infatti. Questa enorme ma mi piace molto anche la nuova cura della famiglia, della quale appunto loro hanno voluto far parte, perché è una buonissima idea questa di occuparsi soprattutto loro dello studio. Bravo. Loro hanno trovato e distribuito oltre 1000 borse di ricerca, che sono più di borse di studio, perché sono borse per persone che hanno già fatto gli studi, che stanno facendo ricerca scientifica di altissimo livello. Ecco, e quindi io infatti ho detto voglio diventare anch'io fautrice di questo progetto, perché più poi di quando mille, si tratta di curare i bambini enorme, che sono la nostra forza del domani, dobbiamo unirci. Come dobbiamo unirci anche a promuovere il Pucciniano, vero? Festival Puccini Torre del Lago, anche qui voi siete alle Notte delle Stelle da 24 anni, mi pare. Questo è il 27esimo. Io sono al Festival Puccini da 20 anni. Caspita. Più che un teenager, ma che teenager, questo maestro che secondo me è all'avanguardia. No, ero piccolo. Voi lo vedrete stasera accompagnare con la nostra tastiera, una bravissima soprano, fra poco lo ascolterete, perché dobbiamo in qualche modo promuovere, ma delle arie che le abbiamo scelte un po' insieme, vero maestro? Sì, io ho messo anche del mio, chissà la soprano se era contenta o no, ma io gliel'ho chiesto esplicitamente e fra un po' l'ascolteremo. Tutta questa umiltà, questo talento in queste mani qua, amici, e non solo, il maestro Alberto Veronesi. Grazie Alberto, grazie. Invitiamo tutti allora mi raccomando, il Festival Puccini Torre del Lago quest'anno è un grande festival, come da diversi anni. Inizieremo con una diretta televisiva il 6 luglio da Canale 5 con l'anniversario dei 50 anni di carriera di Katia Ricciarelli. Ci saranno tantissimi ospiti, da, per dire, Renato Zero a Carreras, anche eccetera, della musica pop, anche della musica pop, cantanti lirici, che bello. E poi avremo dal 12 luglio nuove produzioni, la Fanciulla del West, e poi le opere più importanti, Tosca, Turandot, Butterfly, Bohème, e anche Le Villi, che faremo la prima opera di Puccini, che sarà fatta il 16 agosto. Saremo tutti lì, forza allora il Pucciniano, forza la lirica, ma direi il bel canto e la bella musica tutta, vero? Assolutamente. Alberto Veronesi per voi, da Notte delle Stelle. Grazie, a presto. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità.
permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Strade di Pechino, erano giorni di maggio, tra noi si scherzava a raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese. Neanche la negra africana. Cerco un centro di gravità permanente e non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente e non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Siamo diretti all'amico Berlini, è un onore. El vagabundo por el mundo. È una versione appunto un po' di Nicola Di Bari, sì. Un po' di inserimenti vari. È un bel cia-cia-cia che canta Simone. Canta Simone, dell'orchestra molto bravo. Franco, sì. Bagutti. È il maestro. Eccola là. Le gambe van da sole. Ah, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. E negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amor non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo,
una bella Pechino che non eseguo molto spesso durante le serate, purtroppo, ma mi ha dato tante soddisfazioni. Sì. Il tempo se ne va, a Pechino con Luciano Nervi. Non ha senso la vita mia, da quando sei andata via, non riesco a stare un attimo senza te. Ma mentire non imparai, puoi scommettere che in amore io non gioco mai. Vorrei tanto riaverti qui, darti tutto quello che ho, l'amore mio per te, ma il tempo passa e va. Se ne va senza guardare indietro e senza voltarci mai. Ma se poi una speranza c'è, io ti prometto che non ti deluderò, perché ho solo te. Vi salutiamo, ciao a tutti, mi raccomando, andate a ballare anche di domenica, sì, probabilmente molti di voi si trovano già lì e quindi restate lì, fate una bella cenetta, non mangiate troppo ma mangiate il giusto, e, giusto poi continuate, un po', insomma, e poi ecco, continuate a ballare tutta la notte perché domani è lunedì e domani noi siamo di nuovo, certo, qua per iniziare un'altra settimana straordinaria di ritornelli insieme a voi. Da Luciano Nervi e da Paola ci vediamo domani. Buona musica, ciao. Ciao. Quanti ritornelli